Gigi Proietti. Mi sa che te vanno bene. Vagamente, prego, Gigi. Allora, eccoci qua. Sì, sono un po' particolari. Un po'? Sì, quando devono fare delle poltrone particolari, dice, queste poi le usiamo in televisione. Hanno aspettato a me. Certo, ovvio. Allora, caro Gigi, hai fatto il botto. Bruno Palmieri è partito con il botto stasera su Rai 1, la seconda puntata. Sì, ringraziando il cielo, ringraziando il pubblico, ovviamente. E approfitto pure per ringraziarlo per precedenti serie, perché questa è la terza serie. E ormai ti sei abituato. Sono uno serio. Gigi, puoi immaginare quando mi hanno detto che saresti venuto e ho raccontato, dice, guarda, tutti hanno una loro domanda. Allora, ne faccio una a nome del pubblico. Tu hai detto della tua famiglia e hai scritto che non è stata mai una famiglia noiosa. Cosa intendi? Beh, è esattamente questo, nel senso che se mi sono annoiato, non mi sono annoiato certo dentro casa, ecco, questo, forse mi sono annoiato a vedere qualche spettacolo teatrale, magari, o qualche compagnia poco. Ma mio padre era molto simpatico, mia madre non ne parliamo, era molto comica. Comica nel senso che raccontava, e questo ci ha aiutato nei momenti più difficili, in ogni famiglia ci sono, insomma, e soprattutto poi in un periodo, sai, io sono nato che c'era ancora Dante Alighieri, per cui per cui era proprio un'altra storia, insomma, c'era da tenersi un po' su, ecco. E devo dire che oggi mi rendo conto che non eravamo una famiglia ambiente, come si dice, ma me ne rendo conto oggi, perché allora non stavo a pensare a questo, a piangerci addosso, ci si rimboccavano le maniche e si andava avanti, insomma, anche perché era un periodo in cui un futuro si prospettava, c'era speranza, c'era più speranza. Io mi auguro che si ritorni a un periodo del genere. Papà romano, giusto? Romano. Voleva il figlio laureato. Mio padre voleva che mi laureassi, non aveva importanza in che cosa. Il pezzo di carta era importantissimo, perché ti impieghi, poi magari diventi, che ne so, capo ufficio, fai carriera là dentro, piove o tira vento, questa era la cosa, piove, era questo si diceva, piove o tira vento, alla fine del mese. Poi la tredicesima per Natale. Va bene così. Mi sei scritto a Palermo. Vabbè, adesso se mi fai raccontare tutta la mia vita ci vorrebbero altro che vita in diretta. Cioè. Vabbè, possiamo fare un serial anche qui se vuoi, se realizziamo l'intervista. Vita indifferita. Cioè. Non mi sono laureato, ecco, state tranquilli tutti quanti, no. Mi sarei laureato in giurisprudenza, in legge, però avevo cominciato poi a fare un po' il teatro, ma senza l'ansia di quelli che si innamorano, la polvere del palcoscenico. Io non sapevo manco che c'era la polvere sul palcoscenico. Vabbè, ma io così non ce la faccio, però, E poi, piccolo quiz, ma sapete cosa hanno in comune Marlon Brando, Paul Newman, Dustin Hoffman, il genio di Aladino, Sylvester Stallone, Gregory Peck. Kirk Douglas, o anche, Douglas? Anche, sì, anche. Hanno in comune la voce È stato soltanto qualche volta che ho doppiato così, perché non erano miei clienti, diciamo, abituati. Erano altri che facevano ovviamente proprio il doppiaggio come mestiere. Io l'ho fatto per un parecchio tempo, che è un mestiere bellissimo. Oh, hai iniziato con il grande Cigoli, che è un mamma santissima. Sì, era la voce più bella
del doppiaggio italiano. John Wayne. John Wayne. E lui ci fu una famosa, episodio, perché mi disse mio padre, ha telefonato un certo... ha detto che è urgente. Dico, ma chi è? E io cominciavo, cominciavo a fare un po' di teatro, un po' di roba così, e volevo fare del doppiaggio, perché siccome facevo il teatro, diciamo, di ricerca, ero un ricercarolo, era teatro d'avanguardia. L'Aquila, una roba seria. Quello, come diceva il povero Gigi Magni, dove si serve astrologo per capire che bordi, insomma, quello per teatro là. E lì avevo bisogno di trovare un lavoro per campare, insomma, e il doppiaggio mi faceva campare. E era importante, perché diceva, è del doppiaggio, mi disse mio padre. Dico, ma come si chiama? Mi ricordo, adesso ma non l'ho scritto, ma dopo che sarà mica Cigoli, E allora io telefonai, e lui mi amava la voce bassa, erano le voci basse, e io la voce ce l'ho bassa, e telefonai, e sentii John Wayne dall'altra parte, perché era la voce di John Wayne, lui, avete presente questa meravigliosa voce? E sento, vai, pronto? Io sento, stavo per sparare, e dissi, pronto? Abbassai la voce. Certo. Pronto, sono Gigi Proietti, ho avuto... Lui sente la voce bassa, e abbassa pure lui. E fa, ah sì, però io ti... No, siccome io avrei bisogno qui di una... Ma certamente ho detto... Insomma, è finita Ruti. Siete capiti? Allora... parliamo un po' della nostra fiction, guarda. Sì, no? Adesso ci arriviamo. Prima però ci sono le Techerai che traboccano di Gigi Proietti. Gigi Proietti Anthology. A chi? Permette Pietra Micca, affarologo, appaltologo. Le propongo due affari alternativi. Primo, una capsula spaziale Nova De Zic. La capsula sta ancora in orbita, ma se lei lo desidera, io gliela faccio atterrare pure sul ballatoio di casa sua, dove vuole, lo dica lei. Ho compresi nel prezzo 3 cosmonauti, di cui uno russo. Che storia! Pietra Micca, Club 92 con Giancarlo Magalli. All'inizio doveva essere, e questa è una chicca, Gigi a prezzi modici, e te lo chiese Silvio Berlusconi. No, era una mia idea, io volevo fare un... Oggi lo posso dire, tanto se me la fregano l'idea, non me frega niente. E anche se te la fregano, che te la fregano a fa? Comunque era... volevo fare un ristorante, perché io ho avuto un ristorante, adesso lo confesso, ho avuto sul serio un ristorante. Ah. E l'ho tenuto per 8-10 anni, insieme ad altri amici, e dove ho capito che ognuno deve fare il mestiere suo. Anche quello. La tragedia totale. E allora mi era venuto in mente di fare da Gigi prezzi modici, cioè un ristorante che facesse anche il dopo teatro, cioè arrivasse fino a tardi, cioè una trasmissione, un programma televisivo, dove i camerieri facessero i cantanti, le cose, gli attori, eccetera, eccetera. E se veniva qualche collega dopo il teatro, se recitava qualche cosa, mangiava gratis. Non è male, come dire. No.
Quindi c'era questo progetto. C'era un progetto. Berlusconi ti disse: mi piacerebbe che lei venisse da me lo noi. Disse, mi disse prima di parlare con Mamma Rai, si diceva Mamma Rai, ma ancora lui non, si dice ancora. Non pensava minimamente alla politica, uh-huh. A me non lo credo, perché insomma. Perché io stavo a Milano a fare uno dei miei spettacoli e lo conoscetti, si dice? simpaticissimo, parlavamo così, poi dopo le cose non... E successe però che questo spettacolo poi fece scaturire l'idea per un altro, per una serie che andò benissimo, che, molto fortunata, che si chiamava Italian Restaurant, con la Brilli, la feci, e dove debuttò la Capotondi, niente di meno. La nostra Cristina. Italian Restaurant, che andò molto bene, tra le altre cose. Mi piacerebbe rifarlo, perché specialmente oggi... Insomma, attenzione, l'ha detto, eh? E no, subito... mi piacerebbe fare una nuova serie, nel senso che oggi con i vegani, i vegetariani, potrebbe avere tanti spunti anche divertenti, insomma. Teatro è il tuo grande amore. Ci sono delle tecniche a teatro, due in particolari, padovanella e carrettella. Allora, no, la padovanella è quel discorso fatto lungo tutto, sì, quanto d'un fiato. Sì, devi fare tutto un discorso d'un fiato. Cioè, non è che sono tecniche particolari per i guitti. Sì. Sono per i guitti, nel senso per avere un applauso a scena aperta, per tirare l'applauso, dici. Allora uno c'ha, finché affia, adesso ci vorrebbe troppo tempo per spiegarla come si deve, insomma. Devi avere un monologo, devi avere una battuta lunga. No, le commedie moderne hanno battute brevi a domanda e risponde, uso questura, insomma. Invece i monologhi, c'hai tutto il tempo, prima, all'inizio, devi farli come si deve, come se te ne fregasse niente, insomma. Cioè, poi piano piano cominci a non riprendere più fiato. E io penso, vai su, io per caso sto più teorico, senza di mia fiata, devo cercare, sto a fare gli occhi, e pubblico dice, schioppa, quello gli schioppa, quando si crede che proprio sta scoppiando, ripieghi il fiato e dici l'ultima parola. Applauso. Se se ne cala o teatro. E tu, dovendo scegliere tra padovanella e carrettella, quale... No. La carrettella è un'altra cosa. Ma quale ti piace di più delle due? Ma io non faccio queste cose da guitti. Faccio la... Giamè. No, la carrettella invece è un'altra cosa. È che uno sta per uscire di scena e vuole l'applauso quando esce, quando va via dalla scena. Arrivederci. E fanno di tutto, certi attori facevano un tempo, oggi l'attore è più moderno. Ecco, e... l'applauso fa sempre piacere al teatro. Prima di uscire, magari devo andare, va bene, per me è finita, arrivederci. Per fare l'applauso, devi, va bene, per me. È finito, esce. 1976, un anno importante per Gigi Proietti, un successo immediato, gigantesco, in atteso del Teatro Tenda, ma non solo. Volevo parlare proprio di questo, guarda, no. Ecco, no, vedi, guarda, siccome questo capo, se ci fai un piccolo orlo qui, siccome non va più di moda, no. Allora io posso. Ma anche... ti sembra il momento di provare il cappotto? Eh? Stai così bene nudo, amore, dai. Lo credo. Tiè. Vedi, 96, 83, 85 sono misure da manuale. Bruno, dimmi qualcosa. Sì, senti. Sì. No, dico, mi è presa una voglia. Dimmi. Sì. No, mi è presa una voglia. No, volevo dire, ho come un cerchio alla testa. Faccio passare io, dai. No, ma mi è presa una voglia tutto un botto, una voglia dei due filetti di baccalà. È che tu li fai così bene, io non te l'ho mai detto, però sarà la pastella, non lo so quello che ci metti, il burro. O forse saranno le uova, io ho pensato che possano essere le uova. Ma Gabriele, il momento è grave. No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un ovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è? Ma... La massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'ovo se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, Gabriele, che pericolo di niente? Sì, ho capito. Il pericolo c'è. Quelli mica scherzano. Hai perso anche oggi, eh?
Io? Giuda, brutto vigliacco! Aspetta, voglio spiegare! Ma che devi spiegare? Sei stato all'ippodromo e ti sei giocato tutto, eh? Ti sei giocato tutto! Ma sei rotta! Aspetta! No, è un momento! Oh, ma devo fare un discorso serio! Vigliacco! Allora, Gigi, c'è una curiosità da fan, perché lo so a memoria, quella scena buona la prima, posso immaginare? Beh, per forza, perché non le ripeti, perché là è... Sei un grande. Era un po'... parecchio era improvvisato, però... No, non tutto, perché c'erano delle cose... Certo. Delle cose c'erano addirittura tra... Mi ricordavo una cosa che... a proposito delle crisi, da Petrolini, che dice oggi se te vuoi mangiare nuovo bisogna che te trovi in socio. Così uno se mangia il rosso e l'altro se beva la chiara. Insomma, un genio. Allora, questo film nel 76 viene bollato da un critico, ogni tanto anche i critici sbagliano, dicendo che questo film non fa ridere. Qual è la magia di Febbre da cavallo, secondo te? È un mistero, è un film particolarissimo, perché quando uscì ebbe un esito normale di un buon film, così, ma niente di particolarmente eclatante, diciamo. E poi dopo, stranamente, negli anni successivi, 16 anni dopo, grosso modo, è cominciato ad essere mandato in onda in alcune locali, in alcune televisioni locali, e ci si accorgeva che evidentemente ogni volta che andava in onda sto film l'audience aumentava e piano piano si è fatto una carriera per conto suo, questo. E siamo diventati tutti personaggi, io, Enrico, Montesano, il film. A Roma c'è addirittura un club dei febbristi, si chiamano i febbristi, che non sono ammiratori miei o particolari, ma del film, siamo febbristi. Siamo tutti febbristi. Febbristi. Ancora uno dei tuoi tanti momenti di grande televisione e poi ci avviciniamo a Bruno Palmieri. Bruno Palmieri. Ci avviciniamo. Le vittorie sono anche un po' l'occhio, se mi vuoi far vedere, penso che sia, un po', vediamo un po', l'occhio che non so se, non so a che cosa copre quell'occhio lì, che, ma qualcosa copre sicuro. E quindi era cominciava, io mi ricordo proprio il fruscio del disco, perché l'avevo consumato proprio, e faceva... Così discesi dal cerchio primaio, giù nel secondo, e min loco cinghia e tante più dolor, tanto, e pugni a guaio, che la O è quasi U, guaio, stavvi minos orribilmente, ringhia, esamina le colpi nell'entrata, giudica in manda, secondo che avvinghia. E qui c'è un dico strepitoso, perché fa così. Dico. Signori, un grande Gigi Proietti, vicino a Gassman. E peccato che non abbiate mai recitato insieme, perché c'era stato un progetto dell'Otello, però poi vi sareste ingarellati. Sì, no, ma non credo, però abbiamo fatto un film di Altman dove io ho fatto un piccolo ruolo, dove siamo stati insieme però un mese addirittura negli Stati Uniti, dove ci siamo scambiati un sacco di... Ma eravamo molto amici, l'ho molto amato questo uomo io. E adesso una pallottola nel cuore. Oh, tre. Fatemi. Bruno, che si festeggia? L'arrivo del nuovo vice direttore. Ah, già. Ma tu lo conosci? Sì, mi sembra di averla conosciuta. Perché è una donna. Boh. Così sembra. Eccola! Un applauso al nuovo vice direttore! Ma tu lo sapevi? Sì, mi ha detto Bruno, adesso sorridi. Grazie, io... Una cosina. Sono molto emozionata per questo nuovo incarico, davvero, e cercherò di essere all'altezza. Brava! È tutta suo padre, no? Certo. Brava. Hai deciso di indagare? Non riesco a levarmi dalla testa sta donna. Quando ti fissi tu con una persona... Senti chi parla? Eccola la persona tua. Oh. La sapete quella del cacciatore di cinghiali? No. Nemmeno io. T'ho fregata.
Beh, pieno di fantasia. No, no, però se tu lo frequenti e lo conosci bene, è tanto... Tanto che? Tanto... Vabbè, dormici stanotte e poi domani mi dici quanto è, eh? Vabbè. Stasera la seconda puntata. Gigi ci teneva giustamente a ricordare gli altri collaboratori. Soprattutto quelle che si chiamano le new entry. Prego, maestro. I nuovi, cioè Sergio Assisi, che non era nelle altre cose, che non so. E ancora? E ancora? Poi Mariella Valentini fa un ruolo bellissimo. Ovviamente la Minaccioni, queste qui credo ci stanno tutti ancora, ovviamente c'è la Francesca Einaudi, Marco Marzocca, col quale ormai facciamo Don Chisciotte e Sancho Panza. La nostra Francesca Fialdini che ti viene a salutare. Che fiori, guarda che bei fiori per te. Ecco, una rosa. Grazie Gigi Proietti. Un mito, veramente un mito. Finita, c'è la pubblicità. No, ancora, c'erano altri nomi da declamare. No, volevo semplicemente dire che quelli che hanno seguito la prima puntata, che io ringrazio ovviamente, sanno che alla fine c'è stato questo omicidio di dell'attore Gifoni, poi, tra le altre cose, e qualcuno dice, ma come, è morto? Chi l'è stato? E questo è il punto, cioè è il giallo trasversale, si saprà soltanto alla fine. Quindi questa sera, puntata. Rai 1, Gigi Proietti, grazie alla vita in diretta, Gigi Proietti.